tanto che attendiamo, io ho avuto un caso in comune di un conflitto di interessi di questo tipo, è un comune abbastanza grande, un dirigente ha risposto a una domanda di mobilità a scambio, un altro comune, ma il dipendente che arrivava era un dipendente che, guarda caso, era un solo. Come abbiamo risolto? Perché questo era un conflitto di interessi operativo, attuale, concreto, reale e non solo potenziale. In questo caso lui andava avanti, io ho fatto presente che c'era un problema, ho avvocato il caso a me, sì. e quindi gli atti li ho fatti tutti in autonomia e quindi abbiamo perfezionato lo scambio. Dopodiché la dipendente atterrava nella struttura dove, cioè l'ho fatti io gli atti, ma era una movida scambio, atterrava nella stessa struttura del dirigente che si era dovuto astenere. Quindi il secondo passaggio è stato non solo l'ho assegnata in astratto alla struttura dove doveva atterrare, quindi il dirigente era sempre lo stesso, ma provvisoriamente l'ho assegnata a un'altra struttura, il dirigente stava per andare in pensione e quindi abbiamo risolto. Questo è un caso concreto di conflitto di interessi che da astratto poi è diventato un conflitto di interessi reale, l'abbiamo strutturato così. Scusate, solo un piccolo intervento, questo tempo poco a disposizione. Chiaramente, per completare la relazione sapiente che ha fatto il collega, ci sono dei meccanismi sanzionatori, dei rimedi nei confronti del cittadino qualora l'amministrazione non rispetti la norma sull'accesso. Questo è importante evidenziarlo, perché non è una norma, diciamo, passiva, è una norma che prevede dei meccanismi di tutela del cittadino e delle responsabilità in capo al responsabile dell'accesso civico qualora illegittimamente non ottemperi a questa richiesta. Intanto velocemente saluto i colleghi che mi hanno invitato a riflettere con voi su questo tema, che è un tema molto affascinante, cui io ho avuto occasione di avvicinarmi da pubblico funzionario, in realtà, quindi dovendo dare attuazione alle norme, dal 2013 in particolare. Ci sarebbero tantissime cose da dire, non riusciamo ovviamente in questo tempo limitato a trattare degli obblighi di trasparenza, se siete degli operatori della pubblica amministrazione vi troverete spesso alle prese, no? Con l'adempimento appunto di singoli obblighi del decreto 33, né di tutti i profili di problematicità o di interesse che anche le forme di accesso presentano. Quello che io penso di fare in questa mezz'oretta è di fornirvi quelli che per me sono stati spunti che mi hanno dato il sistema della trasparenza, quindi che spero vi permettano di orientarvi nell'avvicinarvi e incuriosirvi di questa tematica e poi ecco, nell'assolvimento delle vostre funzioni di pubblici dipendenti, per chi è o di cittadini, per chi si approccia a questo tema, insomma ha un interesse da cittadino. Cosa ho imparato da... io vengo da una formazione giuridica, i miei diciamo, docenti di diritto ci hanno trasmesso un pochino questo metodo di avvicinarci alle... occorre avvicinarsi agli istituti del diritto, quindi anche alle novità che il legislatore ci propone, chiedendoci qual è la vicenda che riguarda questi temi e quindi dobbiamo un pochino chiederci da dove viene l'esigenza di disciplinarli, quali sono quindi le scelte che il legislatore sta facendo, trattando e occupandosi di questi temi e come si muove un istituto, quindi quali interessi sta toccando. La trasparenza si presta moltissimo, diciamo, in questo senso perché c'è un vero e proprio percorso, cioè ha delle radici storiche, è mutata anche nel nostro ordinamento ed è tuttora in mutamento. Non riusciremo a parlare, insomma ci sarebbe un tema anche tanto interessante che è quello dell'evoluzione dell'ordinamento anche a livello internazionale, tutta la problematica degli open data, la filosofia degli open data e le problematiche di protezione
di questi dati. Quindi quello che per noi, poi vedremo insomma, emergerà è un conflitto tra l'esigenza di trasparenza e la tutela della riservatezza dei dati personali a livello comunitario, comunque anche internazionale, si pone anche tra appunto l'accessibilità, la disponibilità dei dati, la digitalizzazione con tutte le sue implicazioni e la protezione dei dati a questo livello più generale. Allora, quindi vi vorrei, faccio questa piccola premessa perché non ci possiamo tornare. La trasparenza diventa un canone di organizzazione della nostra attività delle pubbliche amministrazioni. Vi segnalo due norme, una presente nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti, novellato appunto, anzi questo proprio introdotto a seguito dell'adozione della legge anticorruzione, questo è figlio della legge 190 del 2012. L'articolo 9 stabilisce proprio che il dipendente debba assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza, quindi diventa un dovere della condotta del pubblico dipendente. Un'altra norma che vi segnalo è stata inserita dalla riforma, adesso dal decreto legislativo 97, quindi attuativo della novella Maria dello scorso anno, riguarda gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali. C'è un comma 1 quater secondo cui negli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e dei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza. Quindi pensate che peso anche organizzativo, diciamo a livello di conformazione dell'attività di dirigenti e dipendenti, è stato conferito dal legislatore con queste norme. C'è poi l'inosservanza, ovviamente, causa di responsabilità dirigenziale e con conseguenza anche sul rinnovo degli incarichi, eccetera. Allora, io per schematizzare velocemente mi occuperei per 10 minuti dell'evoluzione appunto del concetto di trasparenza, 10 minuti l'accesso documentale, 10 minuti l'altra forma di accesso. Schematicamente mi trovo a dover un attimino scindere la trasparenza dall'accesso. Vedremo invece che in realtà sono due nozioni molto intrecciate. L'accesso è stato fin dall'origine uno dei principali strumenti della trasparenza. Quindi, però per schematizzare vi dico che io rintraccio tre nozioni di trasparenza nell'ordinamento. La prima è la trasparenza come sinonimo di imparzialità e correttezza. Questo è proprio considerato pacificamente principio di derivazione costituzionale, no? Nell'articolo 97 noi la pubblica amministrazione deve essere garantito il buon andamento, l'imparzialità dell'amministrazione, ovviamente la trasparenza garantisce il rispetto proprio del principio di democraticità dell'ordinamento. Dobbiamo pensare al lavoro della Repubblica, degli ordinamenti democratici della Grecia, no? In cui anche praticamente la rendicontazione dell'attività pubblica svolta stava a significare proprio la democraticità dell'ordinamento. Quindi insomma, i costituzionalisti da sempre hanno ritenuto che la trasparenza sia già un principio che si può derivare dal canone costituzionale dell'articolo 97. Lo troviamo poi, il principio di trasparenza espressamente stabilito nell'articolo 1 della legge 241 del 90. Tra i principi dell'attività amministrativa, quindi c'è anche il principio di trasparenza. C'è fin dall'origine? No. È accanto al principio di pubblicità. Il principio di pubblicità è inserito in questa norma fin dal 1990, quindi dall'originaria approvazione della legge. Il principio di trasparenza acquista autonomia e viene inserito nel 2005. Il fatto che vengano indicati in modo separato ci spinge a cercare una differenza. Quale sarà stata? No? Noi tendiamo a sovrapporre la pubblicità alla trasparenza e viceversa, utilizzarli come inviati. Ecco, la trasparenza è qualcosa di più. La pubblicità è una messa a disposizione degli atti, dei documenti o delle informazioni, laddove consentito. La trasparenza, come tutte le parole nelle quali è presente la radice tr, come trasporto, traduzione, eccetera, implica un trasferimento di conoscenza. Da ciò si deriva anche che gli atti, l'attività amministrativa va resa comprensibile, cioè non è sufficiente renderla pubblica, ma va resa comprensibile.
principio di trasparenza si declina in tanti istituti della legge 241, non solo nell'accesso, ma anche l'obbligo di motivazione, la disciplina del responsabile del procedimento, tutti gli strumenti di partecipazione, sono tutti strumenti di trasparenza intesa come imparzialità e correttezza. A questo punto una riflessione. Mentre il nostro l'ordinamento italiano veniva introdotta la legge sul procedimento amministrativo, cosa accadeva nel resto degli ordinamenti europei e non solo europei? Allora, nell'ordinamento statunitense, negli ordinamenti scandinavi, fin dagli anni, dal 66 in poi, in realtà, questo diritto di conoscere le informazioni, gli atti in possesso delle pubbliche amministrazioni nasce in quanto esprime la libertà dell'individuo. Quindi è proprio connaturato all'esercizio delle libertà fondamentali. Come abbiamo visto, nel nostro ordinamento la trasparenza inizialmente, seppure di derivazione costituzionale, viene affermata come a garanzia degli interessi nell'ambito di un procedimento amministrativo, tanto che viene scritta espressamente nella legge sul procedimento. Ecco perché, no, nell'accesso documentale di cui ci parlava anche l'avvocato Troiani, è necessario un interesse diretto, concreto e attuale. Non basta dire solo il cittadino nell'accesso civico, potremmo dire questo. Nel 1990, fino all'introduzione dell'accesso civico, così non era. Allora, nel diritto europeo, invece, le previsioni del trattato, analogamente a quello che avveniva negli ordinamenti di derivazione anglosassone, e anche nei paesi del nord Europa, il diritto di accesso è svincolato dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante. L'accesso agli atti delle istituzioni comunitarie è garantito a qualsiasi cittadino. Poi vedremo se questo è vero anche nell'ordinamento italiano o se avevamo già qualche spunto differente. La stessa, nozione è presente per recepita nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. C'è un regolamento europeo molto interessante, anche il 2001, appunto, che regola l'accesso agli atti delle istituzioni comunitarie. In Italia poi interviene la riforma Brunetta, siamo nel 2009, quindi rispetto al 2005 l'inserimento espresso del termine trasparenza arriva la Brunetta. Qui si parla di forme diffuse di controllo, si parla di accessibilità totale delle informazioni, ma concernenti non l'attività, l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. È una riforma molto spostata sulla disciplina del lavoro pubblico, della performance, e quindi ancora anche qui i conflitti con il codice privacy, con la tutela dei dati personali, è meno evidente perché si parla di organizzazione di dati che sono pubblici quasi per definizione. Seconda nozione di trasparenza, meno nota ma presente nell'ordinamento, attuazione della Convenzione ONU del 2003, articolo 30 della legge 190, della legge anticorruzione. Se aprite, comma 30 di questo articolo 1 della legge anticorruzione ci fornisce la seconda nozione di trasparenza. Questa è diretta attuazione della Convenzione ONU. La legge 190 è stata tipo una finanziaria, no? È una legge di non facile lettura, un articolo unico in una serie infinita di commi. Nel preambolo trovate che questa legge viene adottata appunto in attuazione di questa Convenzione ONU ratificata in Italia. A che cosa ci riferiamo? Questo comma 30 dice che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto d'accesso, cui poi adesso arriveremo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai tempi, all'ufficio competente in ogni singola fase. Gli studiosi del diritto si stanno interrogando che li riguardano, a chi dovrà riguardare, l'istante o anche tutti i soggetti che partecipano al procedimento, questioni oggi oggetto di riflessione. E poi arriviamo all'accessibilità totale, appunto, la terza nozione di trasparenza, quella che già prima, già diffusamente illustrato l'avvocato Troiani. Qua è un'accessibilità appunto totale di dati e documenti. Nella
originaria formulazione della norma, quindi 2013, la finalità era quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, perché il contesto in cui è nata questa norma qui era quello della prevenzione della corruzione. Quindi effettivamente la finalità principale non era in quel momento quella di rifarsi all'esperienza appunto dell'ordinamento europeo o degli ordinamenti di derivazione anglosassone che conoscevano in foglia, e quindi anche di garantire l'esplicazione delle libertà fondamentali dell'individuo, ma era quella proprio del controllo. Nasce proprio nell'ambito di prevenzione della corruzione. Il legislatore del 2016 precisa altre due finalità. Lo scopo è di tutelare i diritti dei cittadini. Ecco che ritorna la libertà fondamentale dell'individuo, promuove la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa. Questa è una differenza significativa del correttivo rispetto alla versione precedente. Allora, vi segnalo, prima di passare poi appunto alla disamina delle forme di accesso, che ci consentiranno però di tornare insomma su questo tema, una definizione che a me ha molto colpito, che il Consiglio di Stato formula nell'ambito di un parere che rende sulla bozza di linee guida dell'ANAC sull'ambito appunto soggettivo di applicazione di questa normativa. Una delle questioni, diciamo, anche più così di difficile soluzione, di difficile applicazione, concerne l'applicazione della normativa della trasparenza a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni. L'ANAC non ha ancora adottato in via definitiva queste linee guida, il Consiglio di Stato però ha già reso prima dell'estate un parere sullo schema che gli è stato sottoposto. La trasparenza amministrativa viene definita come pubblico servizio, intesa quale attività di produzione di beni e servizi indirizzata istituzionalmente in via immediata al soddisfacimento dei bisogni collettivi. È una definizione che a mio parere è veramente, insomma, porta a compimento il potenziamento di questo istituto che già il legislatore aveva insomma, avviato e poi nel percorso che ha proseguito. Adesso i 10 minuti sull'accesso documentale innanzitutto. Parliamo ancora di accesso documentale. Una domanda potrebbe sorgere spontanea, ma come mai? Cioè, abbiamo l'accesso civico, come mai resta l'accesso 241? Allora, anticipando un po' i contenuti delle slide che poi insomma vedremo anche più in là, intanto c'è un dato testuale. Se voi leggete il decreto legislativo 33, articolo 5, 5 bis, 5 terzo, ma tutti dedicati all'accesso civico, insomma a un certo punto nell'articolo 5 resta fermo l'accesso ai documenti amministrativi disciplinati dal 241. Quindi sicuramente il legislatore ce l'ha chiarito. È residuale? Non è residuale? Vedremo, insomma, nell'applicazione cosa sta accadendo. Dovrò tornare, torno un attimo velocemente, insomma, su alcune nozioni che in realtà ha già illustrato l'avvocato Troiani, ma giusto per piccole precisazioni di dettaglio, insomma, perché indicazioni ulteriori, trattandosi, insomma, del tema di questo intervento. Allora, intanto questo è uno strumento per la cura e la difesa di un proprio interesse giuridico, non solamente per la difesa. È uno strumento che si può utilizzare per ogni cura e tutela. Dove lo trovo scritto? Lo trovo scritto nel 941, articolo 24,7. Quindi non è che devo per forza avere interesse ad intraprendere un'azione giudiziaria per rivolgere alla pubblica amministrazione l'istanza di accesso documentale ai sensi della legge 241. C'è un caso in cui l'accesso documentale può essere richiesto per difesa in giudizio. Siamo nell'ambito del codice degli appalti. Vi segnalo, non abbiamo appunto per limiti di tempo la possibilità di tracciare le problematiche, differenze, interrelazioni tra l'accesso come disciplinato nel codice degli appalti, attualmente l'articolo 53, l'accesso documentale e l'accesso civico. Vi segnalo che c'è una pronuncia di ANAC del marzo del 2017 che già prende una posizione in proposito. Comunque il comma 6 di questa norma, relativamente alle informazioni che sono fornite da un concorrente nell'ambito dell'offerta o a giustificazione dell'offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali, limita fortemente l'accesso.
è consentito solo per la difesa in giudizio ed è consentito solo al concorrente. Questo è l'unico interesse che viene preso in considerazione. Allora, quali sono i presupposti? Abbiamo detto, tocca dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. Quindi, legittimazione e interesse operativamente. Cioè, la connessione tra la posizione che voglio curare o tutelare e quel documento che chiedo e il fatto che quel documento mi sia utile. L'utilizzabilità di quel documento ai fini di qualsiasi tutela, che non deve essere giudiziale. Dicevate prima il collega, copia un documento già formato, atto qualsiasi detenuto nella pubblica amministrazione, anche atti interni, anche atti concernenti la gestione del rapporto di lavoro, quindi di matrice privatistica. È inammissibile l'accesso alle informazioni e ai dati, è inammissibile il controllo generalizzato delle attività. Vi segnalo questo, ve leggo velocemente queste norme, vado direttamente al comma 3 dell'articolo 24. Questa norma la troviamo ancora scritta nel 1941, sembrerebbe un apparente conflitto di sistema. Ai sensi di questa norma non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Nel decreto 33 leggiamo che in realtà il legislatore inserisce tutte le disposizioni per la in relazione alla pubblicità e all'accesso generalizzato proprio per favorire forme diffuse di controllo. Quindi, se non collochiamo correttamente gli ambiti di interesse le normative, sembrerebbe proprio un contrasto sistematico. Da una parte non è ammissibile, dall'altra pone il legislatore favorisce il controllo diffuso. Allora, non sono accessibili le informazioni. Vi hanno già detto cos'è un dato, cos'è un'informazione. In realtà un accesso alle informazioni nell'ordinamento ce l'abbiamo, poi troviamo che ce ne sarebbe pure un altro. Informazioni in materia ambientale, attuazione di una direttiva della Comunità Europea, decreto legislativo 195 del 2005, qui è garantito l'accesso di chiunque, quindi ancora una volta senza legittimazione derivante dalla titolarità di una posizione giuridicamente meritevole da tutelare o curare e di ottenere le informazioni ambientali. La pubblica amministrazione qui può essere tenuta ad acquisire ed elaborare dati per riscontrare una richiesta di accesso. In un'eccezione a quel sistema, tra l'altro fino all'introduzione dell'accesso generalizzato, incardinato sull'accesso documentale 241. E in realtà un altro riferimento alle informazioni ce l'avevamo anche prima. Noi siamo un ente locale, c'è una norma nel testo unico degli enti locali, in realtà era già presente nella legge 142 del 90, che nasce qualche mese prima della legge sul procedimento amministrativo. La legge delle autonomie locali è di giugno, la legge 241 sul procedimento amministrativo è di agosto. Viene mutuata questa norma dal testo unico degli enti locali del 2000, quindi non viene cambiata, e questa norma è tuttora presente nel testo unico, articolo 10, rubricata diritto di accesso e di informazione, stabilisce che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, che il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi. E il medesimo regolamento assicura il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. Allora, a differenza di quanto leggiamo nella 241, qui si parla di cittadini, non è invocata alcuna titolarità di interessi diretti, concreti e attuali. E si parla anche di informazioni. Allora, che possiamo dire? Che in realtà la disciplina del diritto di accesso introdotta dal legislatore delle autonomie locali era una tutela, oggi diremmo, più avanzata, già più ampia di quella poi introdotta nella legge 241. Non che non ci sia stata una riflessione della 241. La commissione che ha varato quella legge, tra l'altro Milo, grande professore di diritto amministrativo, aveva anche formulato una proposta in questo senso, cioè in realtà la proposta era di prescindere dalla titolarità di un interesse. È una proposta che non ha trovato forma nella versione definitiva della legge.
Allora, nel contrasto tra queste due disposizioni, legge delle autonomie locali era una legge rinforzata, mi veniva fino a poco fa, e legge 241, come si sarebbe dovuto comportare il comune? C'è una posizione giurisprudenziale piuttosto chiara. Allora, salvo qualche praticamente caso, la giurisprudenza ha ritenuto che anche la norma contenuta nel testo unico debba essere interpretata alla luce della 241 del 90 e quindi siano richieste le stesse condizioni. Vi segnalo però che ci sono dei filoni giurisprudenziali che invece hanno riconosciuto una prevalenza a questa norma e che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha sempre sostenuto la specialità di questa norma qui. Quindi per dirvi, ecco, anche così, il fatto che la normativa degli enti locali in qualche modo prevedeva un accesso civico, poi di fatto non così, insomma, anticipava un pochino quello che è il contenuto della legislazione attuale. Faccio un accenno velocissimo all'accesso ai dati. Dicevamo prima, il dato è una cosa diversa. Allora, una disciplina dei dati la troviamo nel codice privacy, che si occupa appunto del trattamento dei dati, e poi farà una distinzione. Un accesso ai dati è contenuto nell'attuale articolo 7 del codice privacy. Questo è un diritto molto forte, non tanto noto. È il diritto che ciascun soggetto ha di praticamente conoscere e gestire l'utilizzo da parte dell'ente di dati che lo riguardano, di cui l'ente è in possesso, poi chiedendone anche la rettifica, la cancellazione o la distruzione. Ripeto, è uno strumento meno noto, diciamo, che noi come pubblica amministrazione abbiamo dovuto far fronte non troppo spesso, ma è uno strumento molto forte, questo riceve tutela davanti al giudice ordinario. Allora, vi avrei voluto, ma per ragioni di tempo insomma, non ce la faccio, velocemente accennare, cioè, vi voglio dire questo perlomeno. Allora, attenzione a qualificare correttamente i dati contenuti nei documenti amministrativi che trattiamo. La definizione dei dati è contenuta fino all'applicazione del nuovo regolamento europeo nel codice privacy. Il codice privacy è chiarissimo. Attenzione a distinguere tra dato personale, dato sensibile, dato giudiziario, dato supersensibile, perché a seconda di questa qualificazione discende uno statuto giuridico differente. C'è proprio un trattamento e una tutela differente. Quindi anche nel bilanciamento degli interessi che ci troviamo a fare nel rispondere ad un'istanza di accesso documentale, ma anche in relazione ad un'istanza di accesso giuridico, dobbiamo avere ben chiaro quale tipo di dato è contenuto nel documento o quale tipo di dato ci viene chiesto. Ad esempio, una piccola cosa, attenzione allo stipendio. Spesso e volentieri capita, insomma, di colloquiare con i colleghi anche in relazione a questa materia, cioè lo stipendio è un dato sensibile. Allora, al di là della sensibilità di ciascuno di noi, maggiore o minore, in relazione allo stipendio, che è anche comprensibile, non è un dato sensibile, perché il catalogo dei dati sensibili è stabilito dal legislatore, se sarebbe dovuto riunire nuovamente il Parlamento, non l'ha fatto. No, ci sono delle voci che potrebbero essere certo sensibili, legate a componenti tipo la malattia, l'appartenenza sindacale, ma lo stipendio in sé no, è un dato personale, quindi riceve la tutela dei dati personali. Questa tutela, io vado molto velocemente, ma vi vorrei dire che in realtà il bilanciamento, questo bilanciamento di interessi, è disciplinato dal legislatore, c'è una tutela ben chiara, cioè il codice privacy ci dice che dedica proprio un titolo al trattamento dei dati in ambito pubblico, quindi se noi non sappiamo come effettuare questo bilanciamento, insomma, il codice già risolve il problema, ha dedicato delle norme a questa vicenda. Ve la riassumo molto velocemente, sarebbe adesso molto interessante capire come funziona, ma non abbiamo tempo. Allora, abbiamo già visto che va comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi quando la conoscenza è necessaria per cura e tutela. Quando invece abbiamo documenti che contengono dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito se è non solo necessario ma indispensabile. Quando ci sono dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale, cioè super sensibili,
è necessario che l'interesse che sia tutelato, che l'interesse tutelato sia di pari rango, articolo 60 del codice privacy. Attenzione, non dice di rango superiore, di pari rango. Quindi deve consistere nella tutela del diritto della personalità o di un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Potremmo dire tantissimo in materia, non abbiamo tempo, andiamo avanti. Allora, una piccola, giusto anche per spezzare insomma, la pesantezza forse insomma, della relazione, mi è capitato in relazione a cosa si intende per documento amministrativo. Mi sono imbattuta in alcune pronunce del TAR del Lazio che riguardavano l'accesso richiesto da una, tra l'altro era un'organizzazione sindacale a tutela dei docenti che sono stati spostati, no? Sono stati praticamente assegnati alle varie sedi in base diciamo, al funzionamento di un software praticamente che ha abbinato, no? le caratteristiche, le graduatorie alle varie sedi. La buona scuola. Allora, inizialmente il MIUR che fa? Dice, ma no, non posso rendere, questo non è un documento amministrativo, è un codice sorgente, è un software. Qui era un accesso documentale, è 241, non siamo ancora nell'accesso civico. Però è un software, non posso. Si fanno fare una relazione dalla ditta praticamente che ha creato il software, tra l'altro spiega anche abbastanza bene le modalità di funzionamento di questo software, quindi vi potete difendere perché il funzionamento, come hanno fatto gli abbinamenti eccetera, viene detto, cioè, ma comunque non è un documento amministrativo perché non è accessibile. Il TAR invece che cosa dice? Dice no, dice questo, poiché di fatto il provvedimento si sostanzia nelle risultanze di quell'applicazione del software, questo diventa un documento amministrativo. Come posso controllare se ha correttamente funzionato, se era correttamente programmato e se ha correttamente funzionato? Quindi pure l'algoritmo è divenuto documento amministrativo e viene anche, cioè un cambio di orientamento giurisprudenziale rispetto a pronunce precedenti. Vado velocissima, accesso civico. Prima forma di accesso civico, quella nota che abbiamo visto, insomma, che abbiamo conosciuto nel 2013, limitata solamente a dati, informazioni, documenti che si aveva l'obbligo di pubblicare. Si è detto un pungolo alla pubblica amministrazione inadempiente. Qualcuno l'ha chiamata la trasparenza di Bertoldo, un bravo professore, cioè come dire, ma in realtà non ha niente a che vedere con i FOIA, con l'accesso generalizzato conosciuto in altri ordinamenti. Viene inserito, viene invece introdotto l'accesso civico generalizzato ad opera della riforma Madia, decreto legislativo 97 del 2016. Che cosa vi dico? Non vi parlo dell'accesso civico semplice perché tutto sommato diciamo, è di meno problematicità, riscontro che sussiste un obbligo di pubblicazione, verifico se è stato assolto oppure no, se non è stato assolto, pungolo, provvedo, insomma poi c'è anche tutta una conseguenza sanzionatoria di cui non parliamo. L'accesso civico generalizzato davvero introduce nell'ordinamento un cambio di sistema rispetto a tutto quello che ci siamo detti finora. Tant'è che l'ANAC, tant'è che lo stesso legislatore si preoccupa delle indicazioni operative, si preoccupa dei bilanciamenti, perché quella tutela della riservatezza che è diventato diciamo, il principale conflitto sistemico nella gestione degli accessi documentali ritorna con maggiore forza anche in relazione all'accesso civico. Sono state adottate delle linee guida con delibera 1309 del dicembre del 2016 dall'ANAC d'intesa con l'autorità garante. Dobbiamo fare riferimento a queste linee guida. Le linee guida in questo momento sono una sorta di personaggio in cerca di autore, cioè non si è ben capito ancora di preciso che natura giuridica hanno, insomma ce le troviamo sia in relazione alla disciplina dei contratti pubblici, in relazione alla trasparenza. Queste sono delle linee guida con particolare forza, perché sono linee guida che trovano fondamento nella legge nel decreto legislativo sulla trasparenza. Rispetto a quelle della trasparenza, che ci hanno dato lo schema degli obblighi di pubblicazione e tutto il resto, hanno una forza maggiore. Quelle, se c'erano o non c'erano, ci hanno aiutato, queste le dobbiamo guardare. Quindi un invito anche ad una lettura delle linee guida. Allora, considerate appunto i limiti di tempo, vi segnalo proprio dei contenuti fondamentali che vi possono venire di aiuto nella transazione di questo tipo di accesso.
Intanto c'è una previsione contenuta nell'articolo 3 del decreto trasparenza per cui tutti i documenti, le informazioni, i dati oggetto di accesso civico sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli. Questa è una conseguenza che per l'accesso documentale non c'è, cioè non è che una volta che io ho riconosciuto il diritto di accesso documentale a chi me l'ha fatto richiesta, quel dato documento diventa pubblico, perché quello insomma era un documento che io ho reso all'interessato. In questo caso c'è questa conseguenza, diventano pubblici. Il garante privacy, nei numerosi pareri che ha rilasciato da gennaio ad oggi, spesso e volentieri ha fatto derivare il pregiudizio concreto alle posizioni dei singoli in ragione di questa previsione, dicendo sì, però poi diventa pubblico, attenzione, quindi forse il pregiudizio concreto ci potrebbe essere. E poi ci sono dei limiti. Nell'accesso documentale c'è un bilanciamento tra la natura del dato e io bilancio tra la protezione, l'interesse, la tutela del dato personale e l'interesse di chi mi chiede quel documento, ma che è un interesse che io conosco, è un interesse ad una difesa o a una cura o a una tutela. In questo caso io conosco, posso conoscere l'interesse del controinteressato che rispetto ad una istanza di accesso civico generalizzato potrebbe anche rappresentarmi delle ragioni per le quali non gradisce praticamente che vi sia una risposta positiva alla richiesta di accesso, ma non c'è un interesse di chi fa la richiesta diverso dall'interesse alla conoscenza. Quindi è un bilanciamento che acquista una natura molto differente, per certi versi un pochino più difficile, o meglio, ci dobbiamo abituare a gestirla. Non è per noi così abituale rispetto alle forme di bilanciamento cui ci siamo praticamente riferiti fino ad ora. Eccezioni assolute, cioè vi sono dei casi previsti nell'articolo 5 in cui le pubbliche amministrazioni devono rifiutare l'accesso, tra cui sempre vi segnalo divieti di divulgazioni previste proprio, previsti dal codice privacy, cioè non possiamo ovviamente consentire accessi a meno che non sia sufficiente l'oscuramento dei dati, nel caso in cui i documenti o i dati che vengono richiesti siano idonei a rivelare lo stato di salute o lo stato di malattia, l'esigenza di patologie, eccetera, dati idonei a rivelare la vita sessuale, appunto, dati super sensibili. Eccezioni relative, in cui tocca fare appunto quel bilanciamento di cui parlavamo prima, e qua che vengono poi le difficoltà operative. Non abbiamo ancora neanche una casistica tale, no, che ci consente di ipotizzare insomma delle soluzioni valevoli sempre. È un bilanciamento non dell'interesse qualificato, ma appunto di questo interesse alla conoscenza. Il legislatore ci parla di un pregiudizio concreto, quindi la pubblica amministrazione, prima di volta alla richiesta d'accesso, deve praticamente valutare se nel caso di specie si può verificare questo pregiudizio concreto. Nelle linee guida ANAC ci sono delle indicazioni per questa valutazione. Nelle pronunce del garante privacy ho trovato che spesso e volentieri segnala alle amministrazioni che le motivazioni di rinnego dell'accesso sono troppo generiche o che non hanno tenuto in debito conto quelle che sono le indicazioni che proprio il controinteressato ha fornito. Quindi veniamo anche richiamati ad un'istruttoria nel merito un pochino più approfondita. Le motivazioni che il controinteressato ci può fornire costituiscono un importantissimo elemento di bilanciamento. Allora, io riterrei di poter dire tantissime altre cose, insomma, ma di chiudere qui questo intervento perché siamo arrivati a... Dottoressa, mi scusi solo un istante, se lei è d'accordo, gentilmente, in modo molto sintetico, vedere che cosa può fare il cittadino qualora la sua istanza di accesso delle varie tipologie venga rifiutata o venga magari legittimamente anche rifiutata dall'amministrazione, e magari non c'è manca alle sanzioni, alle penalizzazioni nei confronti dei funzionari dirigenti che illegittimamente rifiutano l'accesso. Grazie. Sì.